Sono di lato a Palazzo Vecchio, accanto a Ercole Caco del Bandinelli, e su una bugna del palazzo troverete un profilo inciso che la tradizione popolare vuole per mano di Michelangelo. Si tratterebbe del profilo di un seccatore che lo importunava spesso quando passava da Piazza della Signoria. Una volta trattenutosi più del solito, Michelangelo avrebbe inciso, con le mani dietro la schiena, il profilo sul muro alle sue spalle. Peraltro il profilo è quello di un condannato a morte visto da Michelangelo nella piazza, inciso sul muro per mancanza di fogli da disegno. Un'ipotesi confermerebbe l'attribuzione a Michelangelo, datando l'opera al 1504, sulla base della somiglianza dell'importuno con un profilo su un foglio autografo di Michelangelo conservato al Louvre. Sicuramente una qualunque persona non avrebbe potuto incidere il muro di Palazzo Vecchio. Il fatto che gli 8 di guardia o di balia lasciassero correre vuol dire che si trattava davvero di un personaggio molto importante.